110 anni del Casinò di Sanremo e presentazione del libro 1-100.000 Casinò. Un po' pirandelliano? Sì, opera pirandelliana perché prende spunto da un'opera di Luigi Pirandello che, non dimentichiamo, è stato direttore artistico della Casa da Gioco, perché la Casa da Gioco, il Casinò di Sanremo, è sempre stato attento anche, oltre che al gioco, al profilo culturale di quello che è la nostra città. E sono stati 110 anni importanti dove sono passati illustri personaggi, e quindi questo libro è un modo per ricordare tutti coloro che hanno fatto grande il Casinò di Sanremo. L'incontro di oggi apre anche la stagione dei martedì letterari. Di che stagione si tratterà? Come tutti gli anni, di una stagione importante dove interverranno personaggi, scrittori, giudici, quindi con un'attività di tutto rispetto. E l'idea del libro come è nata e come si è lavorato? L'idea del libro è nata guardando le splendide opere d'arte di cui il Casinò è proprietario, e quindi uno ricorda la struttura meravigliosa in stile Liberty, sono i 110 anni e il nostro compleanno, 1000 sono le opere d'arte che abbiamo all'interno del Casinò, perché come dicevo non è solo un locale di gioco ma anche un locale dove cultura e opere d'arte sono importanti.